Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video in cui vi faccio vedere tutte le mie borse. Allora, non premetto una piccola parentesina prima di cominciare. Mi sono venuto non sono tantissima, perché comunque non sono tante tante tante, non sono tanto belle. Ho ricacciato fuori qualche borsa che avevo qualche anno fa, infatti fanno tutte schifo. Tutto faccio vedere i miei occhiali e poi farò vedere anche la mia borsa di scuola, perché quella mi interessa. Questi sono gli occhiali appunto che volevo farvi vedere. Qua, che li puliscono, sono tutti sporchi, sono quelli nuovi. E se sono degli occhiali normalissimi, tutti fatti così belli. E quindi niente, quelli là che non sono proprio al massimo. Per intanto vi faccio vedere il mio squishy che ho comprato nuovo. Questo qua, che è un con la linguaccia. Metti a fuoco, non lo so. Questo. Comunque ripeto, chi mi prende in giro tutti i video, che mi prende tutto in giro, io non farò mai la chiusura del mio canale, perché anche se mi dicono che io faccio schifo, che non so fare i video, io non mi, inter cioè, non mi interessa cosa mi scriva la gente, perché comunque non mi interessa, ok? Però lasciate un like di supporto. Allora, parto da quella più vecchia, che è la più brutta in assoluto, che adesso la userei tipo come portatrucchi, no? Anche se non sono truccata, però vabbè. Questa, cioè io la piccola, questa lo so come borsetta, fa veramente schifo. Allora, però è molto utile. Allora, questo prende fila grande, quindi ci un po' metterei sopra, tanto non si vede, anche sotto, ed è tutta rosa e nera e verde. Allora, qua c'è una tasca piccola in cui non c'è assolutamente nulla, ed è una taschina molto piccola. Dopo questo qua con i trucchi è perfetta, perché ho un sacco di tasche. Poi apro la tasca più grande, in cui qua, vedete, è molto grande, e ci sta un'altra tasca qui, vedete, qua questa tasca qua, io apro qua dentro c'è altro spazio, quindi è piccola, però c'entra un sacco di cose, quindi veramente potrebbe essere utile come... Magari ci taglio queste e le uso come trousse, perché è molto bella. Ed è anche di questa marca, che non so che marca sia mai nella vita, e non si vedrà mai, però vabbè. Poi la seconda borsa, che è molto vecchia, devo vederla un po' in giro perché c'è un sacco vecchio. Questa, allora, questa è veramente una borsa vecchissima, della Primigi, perché va molto di moda, no? Queste molto borse tonde. Sono alcune cavolate di mascella, tipo giochi, come si fa a chiuderla. Ok, questa qua, che non è regolabile per niente, e questa è piccolissima, cioè l'iPhone X non c'entra neanche perché è enorme, neanche c'entra in questa borsa, il mio c'entra però. C'entra solo il telefono ovviamente. È da Primigi, però è molto figa la stampa, mi piace un sacco. È della Primigi, non so se leggete qua. Primigi, vedete? Quindi fa schifo. Però a me piace pochissimo. Mi fa pure abbastanza una lunghezza ovvia di borse. Non è male, ma non la userei mai nella vita. Scusate la tosse. Quindi questa, che no. Poi questa è proprio la bruttezza, l'ho usata però no. Allora, potrebbe essere anche bella, ma potrebbe essere anche bella, ho detto. Potrebbe essere anche bella, ma no. Poi questo anche il nodo, perché è lunghissima. Poi, cioè, è minuscola, non c'entra niente. Cioè, che cos'è? Che cos'è? È un cerchio. È un cerchio tutto pagliettoso, che neanche si vede. Lo metto a fuoco. Che
che è anche tutto rotto, vedete qua tutti i fili rotti, tutto quanto. Qua c'è anche la cerniera, appunto, perché c'è una borsa senza cerniera, una cosa un po' impossibile. C'entra un po' di roba, ma neanche il telefono c'entra, quindi questa è proprio bocciata, bocciata. Se volete il video di tutti i miei trucchi, lasciate 10.000 like. No, sono buona. 300 like, vediamo se arriviamo a 300 like e vi farò vedere tutti i miei trucchi. Poi, sono rimaste quelle più belle, tre più belle. Allora, parto da quella più vecchia, questa, che è una borsa di mango bella. Cioè, questa è una delle più borse più nuove, bellissima. Con questa catenella tutta colorata, mezza rosa, merce argento, l'ho presa a mango l'anno scorso. È un pochino rovinata perché l'ho usata un anno praticamente. Un po' sbiadita qua, però per il resto è praticamente intatta, anche se l'ho rotta su quel volto. Si apre da qua, anche dentro la rivista della rosa, così anche dentro, e qua c'è la tag di mango, che non si vedrà mai nella vita. Sì, è mango, non si vedrà mai nella vita, però sta scritto mango. E niente, questa è anche una delle mie borse preferite perché è veramente molto bella. E vabbè, sono le più nuove si sa che sono anche le più belle. Cioè, che bella questa borsa, è la mia borsa preferita. Non è vero, perché ce ne sono due ancora più nuove di questa, quindi questa è bellissima comunque. E poi mancano le altre due, sono due zainetti. Incomincio da quello più vecchio, cioè questo, che era il mio zainetto che portavo già dappertutto perché è nero, è perfetto. E se volete anche, allora scrivetemi qui sotto se volete il video dei trucchi, 300 like, oppure se volete cosa c'è nelle mie due borse, perché io adesso uso questa e l'altra vi farò vedere. E niente, quindi, e questa arriva ai 200 like, se vi piace. Lasciate like e io vi farò questo video. Quindi questa qua che è nera, così, qua c'è un taschino, che vabbè è vuoto questo, e sopra vi farò vedere, comunque tutta rotta. Ecco perché vi ho ricordato di nuovo, guardate qua, c'è praticamente un buco, vedete, ci ficco il dito qua e quindi va giù, e quindi tutta rotta, tutta mattoppiata perché l'ho usato un sacco, e quindi ho deciso di comprarne un'altra, questa è tutta nera, e di comprare questa che è da una settimana che ce l'ho. È uno zainetto molto piccolo, tutto peluscioso, carino. Si apre da questa cerniera, dentro appunto è fatto così, e qua ci sono un sacco di cose dentro che vi farò vedere solo quando mi direte di fare il video. E dietro ci sono le cinghie nere, vedete, bellissimo. Non c'è la taschina avanti e neanche dietro. Niente, io spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un like. Comunque per adesso sto leggendo questo libro qua della Magno, sapete che sono una grande fan della Magno, c'è cioè, ora che sta prendendo l'amo troppo. Leggetela ed è troppo bella. Sono arrivata, vedete questi post-it qua. Ok, fa vedere se sono arrivata. Io sono arrivata quasi. Ne ho toccato. A pagina 36. Pagina 36, quindi sto per leggere il capitolo 6. È bellissimo questo libro, compratelo. Quindi spero questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like se è così. Condividete questo video. Arriviamo a 300 like per i trucchi e 200 per le borse. E niente, un bacione. Ecco Sofia del passato. E ci vediamo al prossimo video. Ciao amori. Mua.